Sciascia era un'anomalia, un uomo del Novecento che non giocava a pallone, non guidava e non si è mai fatto un bagno a mare. Un maestro di scuola per costrizione, eppure fondamentale, si porterà dietro la chiarezza dovuta ai bambini per tutta la vita. Ha attraversato il fascismo rimanendone immune e poi ha vissuto la Prima Repubblica da solitario. Ha capito, raccontato e rappresentato la mafia senza farsene risucchiare. Ha contestato le chiese e il potere, restandone sostanzialmente estraneo. Era un periodo in cui mi facevo crescere la barba, poi me la tagliavo, poi me la facevo ricrescere. Lui mi vide a distanza di poche settimane, una volta con, una volta senza, una volta di nuovo con. Lui mi disse: bisogna decidersi e basta. Non mi disse altro. Che per me fu un grande insegnamento, proprio perché non mi disse stai meglio con o senza la barba. Mi indicò il fatto che bisognava decidere qualche cosa e tenere quella linea, che per me ancora oggi rappresenta l'insegnamento di come deve essere un maestro. Cioè, un maestro ti indica la direzione, ma non ti accompagna e nemmeno ci va. Come uomo ero siciliano, mi sembra la migliore definizione che si possa dare di lui. Era un siciliano tipico, con tutta la riserva del siciliano, e il siciliano che di un colpo si mette a parlare e non si ferma più. È stato, è e sarà uno scrittore diretto, essenziale, con la misura della pagina e della parola, capace di dominare il mistero, di anticipare molti drammi, di capire storie e trame e di inquietare l'Italia. Aldo Sciascia era un uomo mite che mescolava una stranissima ossessione raziocinante con una profonda attrazione per il mistero, ed è stato l'inventore di una chiave nuova per la letteratura italiana. Sciascia, un alieno alle logiche italiche.